La Volvo di Jeff scivolò nel vano odoroso di benzina stantia del garage. Prima di spegnere il motore, il suo sguardo stanco si posò sull'orologio del cruscotto. Le 3:30 di un venerdì piovoso. Il turno all'ospedale finiva a mezzanotte, ma ci volevano 3 ore per arrivare a casa sua. Spense l'auto ed entrò in casa senza accendere la luce, senza neanche passare dal bagno. Era stata una giornata dura, con tante emergenze. Una donna di soli 22 anni era morta sotto i ferri, mentre tentavano disperatamente di fermare una grave emorragia interna a seguito di un brutto incidente stradale. Quando i paramedici l'avevano portata all'ospedale, era ancora cosciente, ma lo shock la faceva delirare. Jeff le aveva afferrato la mano, l'aveva guardata in quei due specchi di confusione e isterismo che ormai erano i suoi occhi. Lei lo aveva chiamato Steve. Andrà tutto bene, vero Steve? Sì, le aveva risposto stringendole la mano, correndo a fianco a lei alla barella, verso la sala operatoria. Sì, certo, andrà tutto bene. Ma non era andato tutto bene. 27 minuti dopo era stata dichiarata morta. Jeff si spogliò al buio, nella stanza. Indovinava la sagoma di sua moglie Melanie che occupava la parte sinistra del letto, russando lievemente. Jeff sollevò le fresche coperte e scivolò al suo fianco. Melanie lo avvolse con le braccia. Era calda e morbida. Annebbiato dal sonno e dalla stanchezza, Jeff si lasciò amare, immerso in un torpore piacevole. Quando ebbero finito, Melanie si scostò e lui si posizionò sul fianco sinistro, la sua posizione preferita per dormire. Stava già scivolando nel sonno pesante quando tornò a svegliarsi, seppure controvoglia. Il display della sveglia digitale mandava un pallido, spettrale alone verde fluorescente, la sola illuminazione della stanza. Erano le 4:42, sentiva la pioggia battere contro il vetro della finestra e i tuoni borbottare, ovattati, oltre le pareti della casa. La sveglia non si limitava a mostrargli l'ora, ma anche il giorno. Era venerdì mattina, il che significava che il giorno prima era stato giovedì. E Melanie non gli aveva forse detto giovedì mattina che sarebbe andata a trovare sua sorella a Chicago e che sarebbe rincasata solo lunedì? Da tergo udì un sospiro mentre la pelle d'oca gli sollevava i peli sulle braccia e il terrore gli irrigidiva i muscoli, immobilizzandolo, rendendolo incapace di muoversi anche quando un braccio umido gli si avvolse attorno al torace e una voce sfiatata e debole, una voce morta, gli sussurrava all'orecchio: Ti amo, Steve.